Tante presenze di pubblico, 80 ospiti provenienti da tutto il mondo e 24 libri presentati, oltre a 9 anteprime nazionali. Sono alcuni dei numeri di TRAME 8, Festival dei Libri sulle Mafie, giunto al termine dopo 5 giornate di incontri e dibattiti che hanno visto la città di Lamezia Terme trasformarsi in un grande spazio democratico di confronto sui temi della criminalità organizzata e dell'impegno civile. Il coraggio di ogni giorno, quello di dire no alla mafia, a tutte le forme di illegalità per costruire un'Italia libera, è il tema di questa edizione di trame, che, come ha affermato il direttore artistico Gaetano Sabatteri, ha voluto lasciare con le parole un messaggio di speranza ai giovani. Il messaggio è che la città di Lamezia, comune sciolto tre volte per mafia, è ugualmente la capitale della cultura contro le mafie la me si è conclusa, è stato un grande successo, ma forse non spetta a me dirlo, e si è conclusa dando dalla Mezza un messaggio che una città come la Mezza Terme sì può essere sciolta per la terza volta per mafia. Può e sicuramente c'è ancora la mafia, ma la Mezza è la capitale della cultura contro le mafie.